Bentornati sul mio canale. Oggi facciamo un bel risotto al ragù, bello saporito. E se avanza, domani facciamo i supplì. Vi ricordo che gli ingredienti li trovate in info box. L'info box è quella freccettina sotto il video a destra. Apritela e ci saranno gli ingredienti. Iniziamo a preparare il sugo. Mettiamo una pentola abbondante olio extravergine. Mettiamo a fare un soffritto con carota, sedano e cipolla. Mettiamo anche lo spicchio di aglio. Facciamo appassire un pochino. Mi raccomando, non lo fate bruciacchiare, sennò dopo è amaro. Adesso mettiamo la carne macinata e la salsiccia sbriciolata. Volete farlo più delicato, non la mettete la salsiccia, fate solo con macinato. Minuziamo bene. Sfumiamo con mezzo bicchiere di vino bianco. Mettiamo della noce moscata. Se vi piace mettete anche il pepe. Io non lo metto che già un pochino c'era nella salsiccia. Adesso mettiamo la salsa di pomodoro. Io aggiungo anche circa un bicchiere e mezzo d'acqua. Intanto ci sciacquo il barattolo. E poi lo faremo bollire per almeno un'ora. O naturalmente mettete il sale. Io non lo metto perché la mia salsa di pomodoro è già salata. Allora, se il pomodoro risultasse un pochino acido, io aggiungo una puntina di bicarbonato. Oppure potete mettere un pochino di zucchero. Il ragù è quasi pronto, adesso io tolgo l'aglio prima che si spappola. Mettiamo una pentola a tostare il riso, quello per risotti naturalmente. Io uso il Carnaroli. Lo facciamo tostare così, rimuovendolo ogni tanto per qualche minutino, 2 o 3. Prendiamo il ragù. Allora, c'è chi cuoce il riso nel brodo e poi, una volta cotto, lo condisce con il pomodoro. Io preferisco cuocerlo direttamente nella salsa. A me piace più così. Ogni tanto mescoliamo e aggiungiamo del brodo caldo, finché non si è cotto il riso. Il riso è cotto, adesso spengo, metto un tuorlo d'uovo e mescolo velocemente. Poi parmigiano, mescoliamo, e burro. Mescoliamo bene, facciamo sciogliere. Poi vi metterò anche il procedimento dei supplì. Che profumo invitante! Se vi è piaciuta questa ricetta, lasciate un like, condividete pure sui vostri social. Ciao a tutti da Marta, alla prossima!